sta, dottore? Come sta? Come sta? Io bene, perché? No, dico la figliola, Maria Pia. Ah, sua figlia? Sì, fisicamente? Fisicamente sta bene, ma è un po'... È un po' baravantata. Cofo, cofo! Cofo, cofo! È un po' baravantata. Cofo, cofo! È un poco baravantata, La recitazione di Macario in queste commedie non era molto diversa da quella che usava in rivista per ottenere la risata e l'effetto sul pubblico. Infatti anche in prosa, per la verità, c'era sempre un personaggio che gli faceva da spalla. Qualche volta poteva essere anche la caratterista femminile, ma più spesso, come nella migliore tradizione, era un attore, l'antagonista. Una spalla truccata da personaggio. E in questo nessuno è stato più qualificato di Marcello Martana. Ebbe già Madre Santissima, scrivevo a finire. Ma lei dove la mette? La mette per la babba. Ah. Lui parla così perché nella commedia di Macario, Achille Ciabotto, medico condotto, faceva la parte di un barone siciliano, il barone Sparapaoli, no? Sparapaoli, simpaticissimo, che appunto Macario ha voluto in questo dialetto perché, per dare più efficacia al personaggio, perché lui voleva che tutti i suoi personaggi avessero un'efficacia maggiore di quella che poteva essere in un italiano perfetto, insomma ci teneva moltissimo e curava appunto le sfumature di spalla, sì, però spalla sempre, personaggio sempre per gli effetti. Come personaggio. Senti, Marcello, posso chiederti una cosa? Macario a voi attori di una certa levatura dava spazio? Moltissimo. Macario era un generoso in questo, non è stato mai un geloso, anzi aiutava talmente l'attore a dire la battuta in una certa maniera affinché venisse un applauso. E di questo lui ne era orgoglioso, perché era stato lui, ma era un generosissimo in questo. Ecco, però pretendeva molto la naturalezza, questo, in prosa soprattutto, il modo di recitare naturale. Sì, era pignolo, in questo qui cercava di farti fare la parte 10 volte, 20 volte, finché si raggiungesse quella, diciamo, quella naturalezza che sembrava una cosa non artefatta. Certo. Ma era la perfezione. Sì. Guarda, io vado là dietro. Sì? Io vado lì, sopra quei telefoni, faccio 3 gradini e poi gli andiamo. Se tu non mi dai le 10 lire, ti do un pugno che se mi fai male, guai a te, Ma come parla questa? Alla rovescio parla, è impazzito. Lui approfittava anche delle situazioni, qualsiasi. Come si presentava. Qualsiasi. Mi ricordo una volta in scena, lui sedeva in una scena su una sedia che era un po' sgangherata e questa scena emetteva dei rumori un po' strani, insomma, erano pernacchie praticamente. Scricchiolio che sembra una pernacchia. Bravo. E allora quando entrava il personaggio della commedia, che doveva entrare in un modo pomposo, in un modo che fanatico, e si presentava, lui tre, dava una mossettina e partiva una pernacchia all'indirizzo del tale. Grosso effetto. Grossissimo effetto, enorme.